Ciao a tutti, oggi nuovo video, vi faccio una panoramica della nuova versione di Silhouette Studio ed è la 4.1 perché sono stati aggiunti degli strumenti fantastici. Iniziamo con quelli che hanno la versione free e che vedono i nuovi strumenti. Uno è questa, che è diciamo una sorta di post-it. Vedete, se noi clicchiamo questa qui e poi clicchiamo sulla nostra area di lavoro, vediamo appunto questa sorta di post-it dove possiamo scrivere una nota, se vogliamo cambiare qualche cosa in questo progetto o se questo progetto può essere usato anche per altre cose. E ogni volta che apriamo suddetto progetto, troviamo questa nota che ci ricorda quello che dobbiamo fare. Poi, altra cosa molto bella che è stata aggiunta appunto anche per quelli free è questa funzione qua, la funzione pop-up, che fa e genera automaticamente card pop-up, cioè tridimensionali. Noi per esempio prendiamo un'immagine, ora io la faccio vedere a grandi linee perché poi farò un video specifico proprio come crearci le nostre card pop-up. Quindi io mi prendo un disegno per farvi vedere, ora separo, tolgo. Beh, ci vuole inizialmente una traccia perché è questa che sarà in rialzo, che poi dopo ci mettiamo sopra la nostra immagine per farla diventare più carina, mentre ora per fare semplicemente il tridimensionale basta selezionare questa e andare in convert, invertiamo la selezione ed ecco qua che mi mette tutte queste linee che vanno tagliate e queste tratteggiate che servono per piegare. Se vogliamo farli più o meno lunghi, basta che andiamo in questo bottone che vedete qua e tiriamo giù o su, come vogliamo, vedete? Poi dopo magari sta a voi a fare delle prove per vedere come viene in una maniera e nell'altra. Bene, ora questo togliamo perché non mi serve. E vi faccio vedere la gestione dei caratteri. Noi siamo abituati che quando facciamo un progetto ci mettiamo una certa scritta. È successo che magari ci serviva quella scritta, non ci ricordavamo il font, magari non sapevamo dove, se l'avevamo ancora e così via. Con questa funzione di gestione dei caratteri vi mette l'ultimo carattere che abbiamo usato in cima alla lista, in modo che se vogliamo fare un altro progetto con il solito carattere, ce lo troviamo proprio lì in bella vista, quindi senza andare a cercare o ricordarci quello che abbiamo usato. Vi faccio vedere, per esempio, scriviamo ciao. Oddio, scusate, avevo quello dei disegni. Mettiamo un font, diciamo questo. Ok? Bene, io ho usato questo, vedete? Ora, se io cancello, tolgo, voglio andare a scrivere con lo stesso carattere, clicco nel testo, nell'icona testo, vado qua e vedete gli ultimi usati e mi trovo quello che io ho scritto. Ciao. Vedete? È molto semplice ed è molto utile, specialmente per chi come me non si ricorda mai i caratteri. E queste tre funzioni sono anche quelle per le versioni free. Per quella edition e superiori abbiamo anche la gestione dei glifi. Cosa sono i glifi? I glifi sono quei caratteri dove sono i disegni in pratica. Noi se andiamo da questa finestra qua e clicchiamo su questa icona, questi sono i glifi, vedete? Cosa che non c'era prima e non vedete se
aprite dal di qua vedete soltanto il font. Quindi, se avete anche un font con un disegno, dovete andare a cercare il font e poi cercare magari la lettera del disegno che vi interessa. Okay? Mentre ora con questa funzione, cancelliamo questo, con questa funzione ci troviamo i nostri glifi. Per esempio, ora andiamo a vedere questo, per esempio, vedete qui ci sono queste, è un font con tutti i disegni, sono molto belli, vedete? E questo non fate altro che prendere lo strumento testo, mettervi nel vostro foglio e cliccare il glifo che volete, ed ecco qua. E questo, per esempio, potete fare uno stencil o potete elaborarlo per fare qualsiasi cosa. È molto utile anche questa funzione qui. Purtroppo chi ha la versione free questo non esiste. Poi per la versione edition abbiamo anche questa nuova funzione qua, che è il pannello per la distorsione e la compressione. E questo è una funzione che vi serve molto per chi vuol fare delle decorazioni su oggetti particolari, conici, per esempio tazze, bicchieri, coppe, vasi, insomma diverse cose, e non dovete fare altro che selezionare, aprire l'icona della distorsione e vedete mette queste celle che noi da questi numeri qui possiamo andare a settare, per dire se vogliamo fare molte più righe, quindi viene molto più elaborato, oppure scusate molte colonne, oppure molte righe, vedete? Io lascio in questo modo e andiamo a provare a fare la distorsione. Vedete? Anche questa io la usavo con Photoshop. E potete dare le forme di quello che volete. Ok? Ed è molto valida anche questa funzione qua. Poi per quelle invece business che io non ho, c'è anche l'esportazione dei file in SVG, in PDF e in JPEG. Purtroppo questa io non ce l'ho, quindi non la posso usufruire. Per il resto le ho tutte e devo ringraziare Silhouette che va sempre avanti e aggiunge sempre cose nuove. Io con questa macchina sono talmente contenta che la sto usando e mi sta dando tantissime soddisfazioni. Bene, una cosa che mi premeva farvi vedere, ora vi faccio vedere, è nel pannello invia. Una volta nelle versioni precedenti vi ricordate che i due strumenti erano uno a fianco all'altro, ora è stato messo in questa maniera qua. Quindi qui ci troviamo il materiale, vedete, e andiamo a settare il materiale che vogliamo. Questo qui c'è l'attività taglia e qui la lama. Sapete che nello strumento 1 può andare la lama automatica, va solo nello strumento 1, poi potete mettere la lama normale e la lama a taglio profondo. Se mettete la lama automatica non dovete settare alcun cosa qui perché già fa lui tutto di suo, mentre nello strumento 2 ci abbiamo sempre la finestra con i materiali, il taglia, ma abbiamo anche dove c'è la lama
normale e la taglia profondo. Vedete che in questa posizione non c'è lama automatica perché non può andare. Se taglia e ritaglia, e poi qui logicamente dobbiamo settare e tutto. Quindi, come dicevo, qui non dobbiamo settare, alcunché, mentre qui sotto, logicamente, se mettiamo la lama questa, dobbiamo settare il numero, la velocità e così via, come poi nelle versioni precedenti. Ah, un'altra cosa, se clicchiamo su questi tre puntini, vi dà comunque tutto il nostro materiale. Vedete, qui possiamo aggiungere un nostro materiale che abbiamo usato con diciamo dei settaggi particolari, ce lo possiamo salvare per ritrovarcelo poi le volte successive quando usiamo quell'apposito materiale. Vedete, la grafica è un po' cambiata del pannello invia. Ora chiudiamo, vedete, poi qui abbiamo sempre il nostro cappello da liceale che vi fa vedere alcune immagini di come iniziare a usare la Cameo. Bene, con questo è tutto. Io spero di essere stata chiara in questa presentazione. Come ho detto, adesso appena finito qui mi metto a fare l'altro video e vi faccio vedere come creare una card. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, commentate e mettete mi piace. E ciao al prossimo video!